Benvenuti amici sportivi in diretta su apuliastream.tv. La gara di oggi valevole per la settima giornata del campionato di Serie B, girone E. In campo il Futsal Barletta contro il Modugno Calcio a 5. Le due squadre sono scese in campo in questo momento, due squadre che si sono riprese dopo un avvio difficile con due vittorie, quella in casa del Modugno Calcio a 5 10-0 contro il CSG Putignano, mentre la vittoria importante ad Isernia 5-1 per la squadra di Ferrazzano. Casacca bianca, finiture rosso-nere per la formazione ospite del Modugno Calcio a 5, casacca giallo-fluo invece, pantaloncini neri, calzettoni neri per la squadra barlettana. Oggi qui in diretta dalla pala di sfida Mario Borgia di Barletta, e abbiamo già a disposizione i roster delle due squadre che scenderanno in campo, al netto ovviamente di squalificati e infortunati. Partiamo dalla squadra ospite, dal Modugno, con Spadavecchia, Ceglie, Annecca, Antonio, poi Fiore, Tissi, Castro, Avitto, Annecca, Alessio, Regina, De Antonis, Cutrignelli e Sasso. Proprio De Antonis rientrato dopo la squalifica di 6 mesi di la settimana scorsa contro il CSG Putignano, ha fatto vedere un cambio di passo importante per la formazione di Mazzarella, che è l'allenatore della squadra modugnese. Passiamo al Barletta. Barletta con Di Vicaro, Fiorentino, Falco, Caggia, Vivaldo, Rafinha, Somma, Pierro, Fedele, Chiariello, Iodice e Castiglioni. Assenze importanti perché mancano Otero e Borracino, entrambi squalificati, il capitano Ezio Borracino, mentre non al meglio Falco e Chiariello. Gli arbitri dell'incontro sono Luca Petrillo della sezione di Catanzaro, mentre il numero 2 è Francesco Agosto di Paola in Calabria, poi Antonio Sessa di Foggia il cronometrista. Tutto pronto quindi per l'avvio di questa sfida. Andremo anche a descrivere a breve gli starting five delle due squadre. Siamo pronti per partire. Futsal Barletta attaccherà dalla sinistra, alla destra dei vostri schermi. Occhio all'uruguaiano Federico Fedele, il pivot, uno dei due uruguaiani. Tanto si parte in questo momento. Futsal Barletta, Modugno Calcio a 5, in diretta su apuliastream.tv. Seguiamo la prima azione che per il Barletta col numero 10 Rafinha, palla a Iodice, ancora a Rafinha, la centrale riesce in qualche modo a riconquistare il pallone. Il Modugno prova a Vitto, ancora a Vitto, prova a scalzare il pallone a un giocatore del Barletta. Ancora Barletta la palla che viene conquistata da Sasso. Col numero 23 Iodice, poi Caggia prova la conclusione, palla che termina fuori. Sarà corner per il Futsal Barletta. Va a recuperare il pallone numero 4, che dovrebbe essere l'uruguaiano Fedele, non Caggia come riportato nella formazione consegnataci. Palla per Rafinha, ancora il brasiliano, palla che viene poi toccata da Vivaldo. Vivaldo che è stato protagonista di della partita persa a tavolino dalla formazione barlettana nella prima giornata di campionato contro il Rutigliano. La sua posizione irregolare era squalificato, permesso al Rutigliano di vincere una gara a tavolino nonostante sul campo l'abbia persa per 9-4. Iodice dietro per Rafinha, fa girare il pallone alla squadra di Ferrazzano. Ancora Barletta, fermata però De Antonis, va Agi De Antonis, fa gomitate alla fine l'ultimo tocco di Rafinha, corner a Modugno, prova il break la formazione di Mazzarella.
De Antonis, come detto, squalificato per 6 mesi dopo le intemperanze nella gara contro il Matera. Prova il tiro a Vitto, fermato a campo largo Fedele, fermato da Vitto, prova a ripartire con il numero 9 Vivaldo, la formazione barlettana, però ancora una volta Vitto riesce ad arginare l'azione offensiva dei gialli, oggi in casacca gialla ma di solito biancorossi, della formazione appunto della Futsal Barletta. Primo cambio, fuori a Vitto, Ceglie, anzi annecca, ora Ceglie che è appena entrato in campo, palla troppo lunga verso il numero 11 Cutrignelli, uno dei pochi ad aver giocato a calcio a 11, lui fino a qualche anno fa giocava addirittura in eccellenza a San Paolo. Cutrignelli è anche il maggior realizzatore per la formazione modugnese, prova il tiro ora Fedele, palla che viene colpita bene dal uruguaiano, però termina la sua corsa sull'esterno della rete. Battere annecca, Ceglie, De Antonis, alza il pallone De Antonis alla ricerca di Cutrignelli, Cutrignelli messo giù col fallo, dice l'arbitro, è stato steso da Rafinha, allora calcio di punizione e primo fallo dell'incontro a carico della Futsal Barletta, messo giù Cutrignelli, come detto maggior goleador con 7 reti. Grande spruà nell'ultima gara, quella vinta 10-0 con il CSG. Pronto De Antonis, pronto a calciare. Occhio al destro di Gigi De Antonis. Parte De Antonis, calcia sulle gambe di Fedele, sarà rimessa laterale per il Modugno calcio a 5. Cutrignelli, Ceglie, linea per Cutrignelli che non riesce a tenere il pallone in campo, scivola e allora si riparte da Castiglioni, portiere brasiliano, allenatore anche dell'Under 21 della formazione barlettana. Rafinha prova a sbarcarsi, colpisce Rafinha, trova il piede di Cutrignelli, corner subito battuto al centro il pallone, poi Iodice, ancora il barlettano, inciampa Fedele, può ripartire la formazione di mister Mazzarella, poi il pallone toccato da un calciatore barlettano, sarà ancora corner questa volta però per il Modugno calcio a 5. Nobile del calcio a 5 pugliese, fino a 2 anni fa in Serie A2, poi la retrocessione di 2 anni fa, anche l'anno scorso il 12° posto, però non è arrivata la retrocessione, è stata ripescata la squadra modugnese. Prova a ripartire il Barletta, palla per Rafinha, poi Fedele, ancora Rafinha, il brasiliano in mezzo a due, riesce a far filtrare il pallone, però è bravo De Antonis a riconquistarlo, ancora De Antonis, palla per Cutrignelli, aggressivo il Futsal Barletta, ma in qualche modo Ceglie, De Antonis con l'esterno verso Cutrignelli, ultimo tocco barlettano, rimessa laterale per il Modugno calcio a 5. Segnala la rimessa laterale Francesco Agosto Di Paola, ha arbitrato entrambe le squadre l'anno scorso, ma ovviamente lo racconteremo nel corso della telecronaca. Palla per Ceglie, mette fuori il pallone l'ex Sporting Modugno, diversi giocatori che hanno militato nella squadra che militava in Serie B qualche anno fa, doveva giocarsi addirittura un playoff in Sicilia qualche tempo fa. Rafinha, Vivaldo, Rafinha, scambio stretto, c'è Iodice, Rafinha, anzi Vivaldo, palla per Fedele, Rafinha, giro palla, Barletta, prova a scaricare, Rafinha trova il piede di
Sasso. Corner per la formazione barlettana, sono passati 4 minuti, 16:02, i minuti rimanenti, questo primo tempo. Da indicazioni tattiche Mazzarella sulla panchina del Modugno, mentre immobile, fermo Ferrazzano. Dall'altra parte Rafinha, intercettato il passaggio, poi annecca, prova a liberare il Modugno al pressing alto della formazione barlettana. Attenzione a Falco, palla fuori, qualche problema di natura fisica per Falco, influenzato, e comunque in campo il Coratino. Corner per il Futsal Barletta, che come detto sta aggredendo il Modugno, vuole cercare subito di portare a casa un gol, di aprire quindi le danze. Palla che termina fuori, l'ultimo tocco di Iodice, rimessa laterale per gli uomini di Mazzarella. Va a battere Annecca, c'è anche il fratello in panchina, Alessio, lui si chiama Antonio, ex Noicattaro, 3Z Modugno. Attenzione alla barletta, Rafinha. Palla per Iodice, cerca il compagno Iodice, fedele al centro il pallone per Falco, scarica per Rafinha, alto sulla traversa. Sempre più pericolosa la squadra di Ferrazzano, ora con Rafinha dalla distanza ha provato a colpire, buono lo scarico di Fabio Falco, non ha trovato fortuna il brasiliano. Si perde nel vuoto il suggerimento di Annecca. Rimessa laterale Barletta, Falco, Rafinha, brasiliano punta all'uomo, cede ancora per Falco, Falco per Iodice, a spazio Iodice, calcia Iodice, non trova la porta. Sasso con le mani, fa partire Cutrignelli, ma c'è l'intervento di testa di Rafinha, errore a centrocampo per il Barletta, De Antonis conquista il pallone, poi annecca, Ceglie, Cutrignelli, scambia ancora con Ceglie, buono l'1-2, troppo lungo però il pallone di Ceglie per Cutrignelli che era scattato. E allora rimessa dal fondo, Futsal Barletta con il brasiliano Castiglioni, innamorato della Puglia Castiglioni, Zamirton Castiglioni. Seguiamo questa azione di Falco, mette il pallone al centro, palla che viene calciata fuori da Annecca. Falco, Iodice, ancora Falco, Rafinha, Rafinha al centro, passa il pallone, gli applausi di Iodice all'indirizzo del compagno, buono il suggerimento di Rafinha. Via i primi 5 minuti, siamo nel sesto minuto del primo tempo, 0-0 il punteggio. Palla per Cutrignelli, poi De Antonis, cerca lo spazio, buono il passaggio per Cutrignelli, conquista il pallone Rafinha, ancora il brasiliano, prova un gioco di prestigio, allora serve Falco che si distende, ancora Falco, buono l'inserimento di Falco, poi prova a calciare al centro, trova la gamba di Annecca, il capitano del Modugno anche l'anno scorso in B con la formazione rossonera. Mette giù il pallone Iodice, Rafinha, ancora Barletta con Fedele, Falco, Falco cerca lo spazio per tirare, trova la deviazione di un calcettista del Modugno e poi ancora Falco sotto porta, spara alto, ancora un'occasione per il Barletta che continua a mordere il Modugno ma non riesce ancora a trovare la via del gol. E Modugno che riparte con Ceglie, poi De Antonis, il genietto del Modugno fermato a terra in due, non c'è il fallo, si continua a giocare, era terminato giù Fedele, spinto da Ceglie, poi il passaggio di De Antonis, poco preciso il Modugno in questo avvio di gara, soprattutto alla ricerca di Cutrignelli.
riparte Barletta con Fiorentino appena entrato in campo. Ancora Fiorentino, poi Falco, centralmente per Rafinha. Rafinha deve cedere ancora a Falco, da quando è entrato molto pericoloso il Barletta. Palla che in qualche modo esce dall'area del Modugno. Ceglie prova a tirare, Ceglie, un tiro che fa quasi la barba al palo. Palla di un 30 centimetri dal palo difeso da Castiglioni. Barletta allora che riparte con il brasiliano, che cede subito a Rafinha. Palla centrale per Falco, Falco ancora per Rafinha. Avanza Rafinha, palla alta, cerca di Vivaldo, spazza Ceglie. Rimessa laterale, Falco per Fiorentino, giù Falco, non c'è fallo. Poi Rafinha, ancora Rafinha in mezzo a due. Poi Fiorentino, Rafinha può andare a calciare, Sasso, ancora viva l'azione del Barletta con Falco, Rafinha al centro, fa passare il pallone tra le gambe di un avversario, in qualche modo De Antonis, e ora la sgroppata di Gigi De Antonis, fermato, non c'è fallo, palla che termina fuori, rimessa dal fondo. Gara godibile oggi alla pala di sfida Mario Borgia di Barletta, con una Barletta che tiene lì il Modugno, un Modugno pericoloso però quando riparte, soprattutto con le idee, i pensieri di De Antonis. Palla per Rafinha, Falco, ancora Falco, Rafinha cerca lo spazio per tirare col destro, Rafinha viene schermato sempre da Gigi De Antonis. Rimessa laterale, andrà a battere con il numero 2 Fiorentino, una parentesi a Margherita per Fiorentino, poi l'anno scorso è tornato alla base, è tornato a Barletta per completare il campionato di Serie B. Rafinha, Falco, Rafinha, poche interruzioni, sta andando via il primo segmento dell'incontro, i primi 10 minuti, 11:38 alla fine. Rimessa laterale, Fiorentino pronto a battere. Rafinha, Falco, ancora Rafinha, palla per Vivaldo, prova poi a servire al centro Fiorentino. Vivaldo che dai e vai, ha provato a proporsi in area. Rafinha, Falco, Rafinha, brasiliano a sinistra per Fiorentino. Rafinha, poi il tiro di Vivaldo, palla non di molto, lontana dallo specchio. Allora davanti De Antonis, fare il pivot. Ancora De Antonis, messo giù, non c'è fallo, Rafinha. Buono il passaggio per Falco, dribble il portiere Falco, palla al centro, non arriva Vivaldo, salva, annecca. Poi giù Ceglie, steso, non c'è fallo, si continua a giocare, Fiorentino, Falco, punta l'uomo, Falco prova a servire Rafinha, riparte Cutrignelli, attenzione a tu per tu col portiere, va Cutrignelli alto sulla traversa, si accende il match. 10:47 alla fine, 10 minuti giocati, una Barletta che ha mancato di un soffio il gol del vantaggio e stava per subire invece quello dello svantaggio con Cutrignelli, però ha sparato alto. Si torna a giocare, Rafinha, Falco, Fiorentino, Falco, non si è allenato per una settimana, Falco è tornato oggi sul parquet per preparare la partita. Palla a vuoto di Vivaldo, ha provato a servire Falco, non ha seguito il coratino. Lasciano correre molto gli arbitri nonostante qualche intervento duro, però solo un fallo fischiato al Barletta fino a questo momento. Vivaldo, Rafinha, palla centrale per Falco, scarica per Rafinha, poi il passaggio per Fiorentino,
prova a mettere il pallone al centro fiorentino, trova l'intervento di Castro, Francesco Castro, del pallone fuori, appena entrato in campo Rafinha, prova a calciare, palla alta, non trova la coordinazione giusta il brasiliano. Sasso, portiere anche di quello Sporting Modugno di cui vi raccontavamo qualche minuto fa. De Antonis prova la magia, però viene fermato da Rafinha. Rimessa laterale, Rafinha non protesta, pronto a battere Ceglie. Ceglie al centro per De Antonis, forse la deviazione di Falco, infatti è così, rimessa laterale, rimane in attacco il Modugno, calcio a 5 di mister Mazzarella, ex 3Z Modugno, 3 stagioni per lui nella squadra di C2, quell'anno scorso la chiamata in B, irrinunciabile per Mazzarella, prova il tiro Ceglie, palla che si spegne sulla rete di protezione. Riparte il Barletta, Fiorentino, Rafinha, poi Vivaldo, ancora Vivaldo, cerca lo spunto al centro del pallone, lo chiama Rafinha, sbaglia poi il filtrante verso Vivaldo, arriva Cutrignelli, Fiorentino, Rafinha, ancora Barletta con Rafinha che scarica ma trova ancora l'ottima risposta di Sasso. Classe 79. Poi la bomba e la deviazione di De Antonis. Il tiro è stato di Iodice. Corner per il Barletta. Classe 76, ci correggiamo, Felice Sasso, ora il pallone messo fuori ancora dal Modugno, rimane lì il Barletta, Iodice, Rafinha, Fiorentino, non arriva il pallone sui piedi di Iodice, Rafinha cerca il tiro ancora. Fischia l'arbitro, il Barletta oggi continua ad attaccare ma non riesce a trovare il gol, un po' come successo nella gara casalinga con il Giovinazzo dove il Barletta è uscito sconfitto 3-1 contro la squadra di De Palma. E ora attenzione all'errore di Fiorentino, o meglio all'errore dei difensori della retroguardia del Modugno, è andato a botta sicura Fiorentino. Palla che è terminata fuori, ancora Modugno, De Antonis. Non le manda di certo a dire De Antonis. Calciatore dotato di ottima tecnica, ma anche molto, un giocatore molto, tra virgolette, caliente. Non nuovo a squalifiche, quella di 6 mesi, l'ultima. Però la classe e le doti tecniche non si discutono di De Antonis. Palla per Vivaldo, poi il pallone per Rafinha, rientrato in campo intanto Fedele, Rafinha, Fedele, Rafinha, palla fuori. 8:39 alla fine, 0-0, non cambia il punteggio qui alla pala di sfida Borgia. Squadre, come detto, nel frattempo ha vinto di testa, squadre che, come detto, con le vittorie di sabato scorso hanno ritrovato, attenzione ora al pallone messo al centro da Fedele, dicevamo, hanno ritrovato un po' di tranquillità. Infatti in un'intervista a Borracino, il capitano oggi assente per la squalifica, ha rimarcato quello che significa aver vinto a Isernia domenica, una sorta di cambio di passo. Il campionato del Barletta comincia qui, ha detto Borracino, proprio perché in avvio non è stato facile
con la sconfitta a tavolino, poi con il Rutigliano, poi la sconfitta col Biceglie, squadra che sta facendo molto bene, prima in classifica, una delle accreditate al passaggio in A2, ma anche la sconfitta col Giovinazzo con la porta stregata. Fallo su De Antonis, secondo fallo dell'incontro, poi in qualche modo prova ad uscire il Modugno, fedele per il Barletta, prova a scaricare verso Rafinha. De Antonis, palla fuori, ultimo tocco proprio di Rafinha, rimessa laterale, Cutrignelli, De Antonis, passaggio per Avito, spara De Antonis, però polvere bagnata per il laterale che ora esce, torna in campo Annecca, Antonio Annecca, Iodice, Rafinha, Iodice, palla poi per il numero 5 della Barletta. Il tiro, il gol della Barletta, dovrebbe essere stato Chiariello a segnare con il tacco davanti al portiere. È stato Pierro a segnare, qualche errore nella distinta, quindi col numero 5 Pierro. È stato lui con un pregevole colpo di tacco che ha portato in vantaggio il Futsal Barletta a 7.48 dalla fine, dopo 12 minuti. Vantaggio quindi per il Barletta. Palla per Cutrignelli, prova a rispondere il Modugno. Ancora Cutrignelli, palla che termina fuori, rimessa laterale per il Modugno che rimane lì ora. Prova a calciare ora Cutrignelli addosso però a Iodice. Ha vinto. Palla per Cutrignelli, ancora ha vinto. Poi il pallone che non riesce a tenere in campo Castro. Rafinha, Iodice. Centralmente ancora Rafinha, Pierro, Iodice, gira il pallone della Barletta, Rafinha, fedele, Rafinha, scambi corti per il Barletta di Ferrazzano, Rafinha, fedele, Pierro l'autore del gol dell'1-0. Iodice, ancora Rafinha, fedele, palla al centro per Pierro, passa il pallone, non ci arriva Rafinha, poi l'ultimo tocco di Iodice, si lamenta Cutrignelli per un pressione al piede. Annecca, Castro, perde palla il Modugno, calcio a 5, Falco, Rafinha, Iodice in orizzontale, Rafinha, Iodice, scambiano ancora i due, Falco, palla per Iodice, ultimo tocco di Cutrignelli. Dentro Fiorentino, fuori Iodice, Rafinha, ancora Rafinha, allentato un po' la presa il Futsal Barletta dopo il vantaggio, Falco, Rafinha, palla poi per Fiorentino, Rafinha scambia ancora con il giovane calcettista, palla di Rafinha, addosso a Castro, ancora corner per il Futsal Barletta.
Rafinha, non passa il pallone, non tocca di mano Castro, poi Pierro, Rafinha, attenzione a Rafinha, prova a piazzarla, palla fuori. Sasso con le mani, ha vinto Cutrignelli, prova a fermarlo Rafinha, riesce in qualche modo a sradicare il pallone dai piedi dell'avversario fiorentino, ma è ancora Modugno, calcio a 5. Ha vinto, prova ad alzare il pallone Pierro, poi Zamirton, Castiglioni, Falco, Fiorentino, Fedele, Fiorentino, Falco, palla ancora per il giocatore uruguagio, andato a far rifiatare un po' Rafinha, Ferrazzano, Fedele, Falco, Fedele, ancora giro palla Barletta, non riesce a trovare l'affondo la squadra di Ferrazzano, Falco, Fedele, si mette il pallone sul sinistro, poi cede ancora a Falco, Fiorentino, Falco, palla ancora per Fedele, rimane lì il Barletta. Attenzione a Falco, c'è Avito che va in pressing, tiene il pallone però Fabio Falco, Fedele, Fiorentino, non riesce a superare la linea posta dal Modugno, ci prova in questo momento, giù Falco e c'è il fallo, secondo fallo per il Modugno e giallo per Cutrignelli, giallo per Cutrignelli, primo giallo dell'incontro, incredulo l'ex calciatore, perché prima giocava a calcio a 11 di San Paolo e Puglia Sport Altamura, poi ha vestito la maglia del Modugno già l'anno scorso. Punizione quindi per il futsal Barletta, 3:40 alla fine, 1-0, vantaggio siglato da Pierro. Pronto a calciare Fedele. Viene dal Peñarol, squadra della massima serie uruguagia. Ho giocato anche a Verona. Falco, pronto a calciare Falco, trova i piedi di Sasso. Ci avviciniamo alla fine di questo primo tempo. Falco, Fedele, poi Fiorentino, Pierro, Fedele, Falco, palla ancora per Pierro, dietro per Fiorentino, Pierro, Fiorentino, Fedele, tiene bene il campo la formazione di Mazzarella, prova l'idea, il tiro poi di Fedele, palla che termina fuori, non ci sono state deviazioni, quindi rimessa dal fondo per il Modugno. C'è il time out richiesto dal Modugno, che deve un po' riprendere le misure di questo Barletta, nonostante il vantaggio continua a tenere il campo del Modugno. Modugno un po' in difficoltà, mancano 3 minuti esatti alla fine del primo tempo, 1-0, come detto il gol di Pierro, un passaggio centrale corretto in rete col tacco. Torna in campo.
Sasso, palla per Cutrignelli. Palla che termina fuori, ultimo tocco di un calcettista modugnese. Fedele, Rafinha. Ora Rafinha. Fedele, Falco, Fedele, Rafinha. Dialogano poi il Barletta, è rientrato Rafinha dopo un po' di break concessogli da Ferrazzano. Fedele, Falco, prova a far passare il pallone sull'esterno Rafinha, con l'intervento di Pierro, rimessa dal fondo. Tissi si perde oltre alla rimessa laterale, il pallone di Tissi, e c'è un altro time out, questa volta chiamato da Ferrazzano. Ancora una pausa. Ferrazzano che ora sta parlando con Pierro. Ferrazzano che è presidente e allenatore di questa squadra, portata dalla C2 dal 2008 a oggi fino alla B, categoria che conserva da 3 stagioni. Anche quest'anno il derby che arriverà tra qualche giornata, precisamente alla giornata numero 10, derby contro la squadra di Dazzaro, che sta davvero facendo un ottimo campionato. E prima con il Bisceglia, 13 punti. E allora si torna ancora sul parquet del pala di sfida, ma Mario Borgia di Barletta va a battere con il numero 4 Fedele questa rimessa laterale. Si può partire. Falco, non ancora. C'è un momento di impasse tra i due arbitri. Il signor Agosto ha richiesto l'utilizzo della scopa per pulire, per asciugare il fondo di gioco. E allora si può ripartire finalmente con gli ultimi 2 minuti di Futsal Barletta Modugno. Ricordiamo ancora il punteggio, 1-0, ha segnato Pierro per il Barletta. Falco, Rafinha, Fedele, Rafinha, Falco. Palla morbida di Falco per Rafinha, buono il passaggio di destro, volante di Rafinha, trova la testa di un avversario. Fedele andrà a battere, la rimessa laterale, pronto l'uruguaggio. Dietro c'è Rafinha, si riparte proprio dal brasiliano. Ha vinto davanti a Rafinha. Falco, Rafinha, Falco, Fedele, Falco, Rafinha, Fedele. Ha difficoltà ad entrare il Barletta. Rafinha, Fedele, ancora Rafinha, palla centrale per il tocco di Pierro, poi il tiro di Fedele schermato, ancora Fedele, calcia, ultimo tocco proprio di Fedele, Federico Fedele, rimessa laterale per il Barletta. Cutrignelli, De Antonis, perde il pallone, Falco a tu per tu con il portiere, para Sasso. Riparte la formazione modugnese, ha vinto per Cutrignelli, Cutrignelli calcia il petto di Castiglioni.
che rialza Cutrignelli. Si esaltano i portieri in questo ultimo minuto di gioco. Da una parte Sasso su Falco, poi Castiglioni su Cutrignelli, ora ancora la risposta del portiere brasiliano. Bravo Zamirton Castiglioni, in due occasioni a chiudere la porta. Ha vinto. Palla per Cutrignelli, al centro il pallone, mette fuori Rafinha, non c'è arrivato De Antonis, riparte il Barletta con Falco, Falco, Sasso, blocca l'iniziativa di Falco. Poi il fallo su Cutrignelli, chiede il giallo, non lo tiene. Sceglie, pronto a ripartire il Modugno. Azione nitida quella che ha portato De Antonis a tu per tu con Castiglioni, non è riuscito a calciare. Intervento di un calcettista barlettano col tacco. De Antonis ha vinto, palla d'altra parte, Cutrignelli prova lo slalom, De Antonis calcia oltre la traversa. Torna il pallone tra le mani del brasiliano Castiglioni, subito per Falco. Ultimi 7 secondi andranno via così. Prima della sirena che chiude il primo tempo, prova il tiro Falco, chiude il primo tempo. Questa conclusione di Fabio Falco, punteggio 1-0, rete di Pierro. L'appuntamento è per il secondo tempo di Futsal Barletta. Modugno Calcio a 5, sempre qui su apuliastream.tv. E allora torniamo in diretta, Futsal Barletta contro Modugno Calcio a 5, settima giornata del campionato di Serie B Girone E. 1-0 il punteggio nel primo tempo. Ha aperto le marcature Pierro, entrato da qualche istante, ha subito messo la firma su questo incontro. Tutto pronto per ricominciare, da sinistra a destra il Modugno con la casacca bianca, e si parte con il Modugno che però deve ripetere il calcio d'avvio dal secondo tempo. E si parte finalmente in questo momento con De Antonis che prova subito il lancio lungo verso Cutrignelli, aiutato a rialzarsi da Castiglioni, dal portiere brasiliano. Riapre il Barletta con Castiglioni tra i pali, poi dietro Rafinha, Iodice e Fedele laterali, Vivaldo pivot. Dall'altra parte invece ha vinto e De Antonis con Cutrignelli e Annecca in porta Sasso. Palla per il numero 10 Rafinha, ancora il brasiliano servito da Iodice, Fedele. Palla in aria, Vivaldo, Rafinha, Fedele. Non è riuscito a trovare il gol. Attenzione ora il tiro di Fedele, dicevamo non è riuscito a trovare il gol il Modugno. Modugno che comunque ha uno degli attacchi più prolifici di tutto il campionato, pensate, nonostante la terz'ultima posizione solo 3 punti, e la quarta squadra più prolifica della Girone A della Serie, Girone A della Serie B. Però fa da contraltare anche il fatto di essere la squadra più battuta dell'intero campionato. Palla che termina fuori, sarà il Modugno a rimetterla in gioco. Mentre Annecca qualcosa da dire a Francesco Agosto Di Paola, come detto
arbitro che ha già diretto due gare, una per parte l'anno scorso. Barletta, futsal Barletta, Resmola, 2-2 il punteggio finale. Modugno Barletta, calcio a 5, 3-3 il finale. Una a gennaio, l'altra a febbraio. Quest'anno l'esordio nel girone A, e il girone E, come d'altronde Petrillo, che è al primo anno invece in Serie B. Rafinha, palla per Fedele, prova a fermarlo Cutrignelli, c'è il fallo. Fallo su Massimo Avitto. Calcio di punizione Modugno. Batte Annecca De Antonis. Avitto prova a scardinare piede di Avitto Rafinha, ma riesce solo a trovare una rimessa laterale utile alla Barletta per ripartire. Fedele, Iodice, Rafinha, Fedele, Rafinha calcia di poco fuori. Sasso con le mani, intervento in copertura ottimo di Iodice su Cutrignelli. Gli applausi della panchina barlettana. All'indirizzo di Iodice, un altro fedelissimo della futsal Barletta. Prova il tiro a Vitto, Rafinha libera l'aria, poi Iodice, Rafinha, riparte il Barletta con Fedele, si alza il baricentro della squadra allenata da Ferrazzano. Rafinha centralmente per Fedele, Avitto riesce a superare l'avversario, chiede il fallo, Massimo Avitto non lo ottiene. Rimessa laterale Barletta. Rafinha, Fedele con il brasiliano. Rafinha riesce a trovare Vivaldo, però fermata l'azione del Barletta, riparte il Modugno. Niente da fare per Cutrignelli, c'è il fallo però su Cutrignelli, secondo fallo, anzi terzo fallo della formazione barlettana. Un po' rischioso questo avvio con tre falli dopo appena tre minuti per il Barletta. Occhio al tiro libero, manca ancora tanto per arrivarci, però premesse non sono buone, già tre falli a carico della Barletta. Calcio di punizione, andrà a battere De Antonis. Larghi da una parte Annecca, dall'altra Avitto, e al centro c'è Cutrignelli. Due in barriera, barriera comandata da Castiglioni. Di Antonis calcia in porta, trova il palo, non lo vede quasi partire Castiglioni, protesta con l'arbitro. Calcio di prima intenzione De Antonis, poi a Vittora, ancora De Antonis, palla per Cutrignelli, prova lo scatto, palla che gli arriva dietro. Barletta con Fedele, Rafinha, Iodice, ancora Rafinha, scambia con Fedele, scambio sudamericano, poi Iodice, Rafinha al centro, Vivaldo, 2-0. Arriva il raddoppio della Barletta, azione rapidissima con Rafinha che riesce a guardare bene al centro, arriva Vivaldo, 2-0, che arriva al terzo minuto e 20 secondi. Raddoppio quindi della Barletta, che trova ancora con il passaggio centrale l'intervento sotto porta, il gol del raddoppio. Cutrignelli fermato, rimessa laterale Barletta, prova ora la formazione barlettana a chiudere la pratica con Fedele che arriva centralmente. Vivaldo, Fedele, palla dietro Iodice, il pallone che rimbalza addosso a Sasso. Palla fuori, corner subito
verso il Tris, il Barlet fermato però, palla dall'altra parte per Iodice, la guanta Cutrignelli, poi De Antonis, prova il doppio passo, De Antonis, non c'è il fallo, si lamenta De Antonis, ma da quel paese l'arbitro, poi il fallo a centrocampo per il Barletta, fallo di Cutrignelli su Vivaldo, l'autore del gol del 2-0 dopo quello di Pierro nel primo tempo, pronto ad entrare Ceglie per il Modugno, a terra Cutrignelli, tutto ok per il calcettista del Modugno, calcio a 5. Si pulisce il parquet dal sudore e ora calcio di punizione Barletta con Rafinha e lui la mente dietro il raddoppio della squadra di Ferrazzano. Per Vivaldo è la seconda rete in questo campionato. Fedele centralmente, Iodice addosso a Ceglie, poi Rafinha, una bomba addosso a Sasso, un missile di Rafinha disinnescato da Felice Sasso. Sasso, palla per De Antonis, ora De Antonis prova il doppio passo, fermato da Rafinha, ancora De Antonis, il pallone è uscito, è rimessa laterale per il futsal Barletta. Palla per Iodice, Rafinha, Falco è entrato al posto di Vivaldo. Attenzione al pallone che scende e Castiglione si porta con sé la porta, palla che era stata calciata da un calcettista del Modugno, forse De Antonis, stava scendendo pericolosamente Castiglioni nel tentativo di tenere il piazzamento tra i pali, è terminato in rete, trascinato con sé la struttura di ferro, nessun problema per lui, porta già rimessa a posto, si può ripartire. Falco, Rafinha, Fiorentino, ancora Falco, Fiorentino, Rafinha, palla per Fedele, era lì nascosto, l'ha visto, a terra è rimasto Fedele, ora De Antonis, Cutrignelli, si ferma Cutrignelli, mette il pallone fuori, tra gli applausi nonostante la chiara, netta occasione da rete, vince il fair play, Fedele a terra con le mani sul volto, bravo Cutrignelli. Nel contrasto, una mano sul volto di Fedele. Si riprenderà da una rimessa laterale che verrà di conseguenza restituita al Modugno dopo l'ottimo gesto di fair play di Nicola Cutrignelli. Tanto il direttore di gara va a rendersi conto della posizione della porta dopo che Castiglioni ci è finito dentro, è stata rimessa a posto e ora è andato a controllare il signor Luca Petrillo. De Antonis, fermato Castro, Ceglie, De Antonis, rimessa laterale, Barletta con Fiorentino, Rafinha, Falco, Rafinha,
Ottimo il lob di Falco, poi non ottimo il controllo di Rafinha, palla che finisce fuori, rimessa laterale Modugno. Buona l'idea di Fabio Falco con questo pallone aereo controllato non benissimo da Rafinha. Cutrignelli, ceglie, Cutrignelli fermato da Fiorentino, rimessa laterale per il Modugno, calcio a 5. 14 e 11 alla fine, 2-0 Futsal Barletta. E ora prova, può reagire il Modugno di Mazzarella. Palla direttamente in bocca a Castiglioni, calciata da Ceglie. Rafinha, Fiorentino. Rafinha per Fiorentino, è libero Fiorentino, occhio che arriva Falco in mezzo, palla per Vivaldo, Vivaldo si trascina il pallone di forza, Vivaldo, seconda rete personale quest'oggi, 3-0 Barletta con Vivaldo, con i piedi 1, 2, 3 tocchi, poi scaraventa il pallone alle spalle di Sasso. Bravo Vivaldo a crederci fino in fondo e a trovare la rete del 3-0. Barletta quindi che si porta sul triplo vantaggio. Termina giù Cutrignelli, riparte la formazione barlettana con Falco, riesce con la punta del piede a tenere il pallone, dietro per Castiglioni, poi Rafinha, buono il passaggio per Falco, non riesce a controllare di prima intenzione, poi palla che termina fuori, ancora un'ottima idea di Rafinha che sta servendo palloni d'oro ai suoi compagni. Fiorentino pronto a ravvivare di nuovo l'azione offensiva del Barletta. Fiorentino per Falco, Vivaldo, due gol importanti per Vivaldo. E ancora Vivaldo che prova da conquistare il pallone, a tenerlo sulla punta del piede per poi portarlo giù sul lancio di Fiorentino. Ceglie per il Modugno, De Antonis, ancora Ceglie, De Antonis scambia con Ceglie, giù Ceglie, rimessa laterale Barletta. Manca invece al Modugno un monumento del calcio a 5 modugnese, ovvero Raffaele Colaianni, tanti anni sul parquet con tante squadre, con tutte le squadre di Modugno. Ha giocato sia nel Modugno calcio a 5, sia nel Sporting, sia nel 3Z. Attenzione a Falco, mette giù il pallone. Dall'altra parte Fiorentino, buono il passaggio in orizzontale, ancora Fiorentino, dietro per Rafinha, controlla, tira Rafinha, che buca! Sasso per il poker del Futsal Barletta. Rafinha, il brasiliano, ha lo spazio per tirare e non lascia scampo a Sasso che non riesce a controllare un pallone centrale. Aveva anche avuto qualche difficoltà a vederlo partire, poi la potenza della conclusione di Rafinha ha fatto il resto, 4-0 Barletta dopo 7 minuti e mezzo dall'inizio del secondo tempo. Ora si sta scatenando la squadra di Ferrazzano, De Antonis, sono cambiati un po' gli equilibri rispetto al primo tempo dove il Modugno aveva retto bene nonostante il forte attacco del Barletta, era comunque riuscito a salvarsi. Ora nel secondo tempo più spazio per i ragazzi biancorossi oggi in casacca gialla. Rafinha, Falco, ancora Rafinha, perde il pallone, lo recupera Rafinha,
Palla per Vivaldo, ancora Vivaldo al centro, Vivaldo trova il palo. De Antonis prova il tiro, De Antonis di sinistro, un po' sbilanciato Gigi De Antonis, palla fuori. Dentro l'autore del gol dell'1-0, Pierro, lascia il campo Vivaldo. Davvero ottima la prestazione di Vivaldo nel secondo tempo, due reti e un palo. Fedele, Falco, Fiorentino. Ora fa rifiatare un po' le prime linee il Barletta, palla al centro di Ceglie, lascia sfilare Fedele. Gli applausi della panchina per il gesto tecnico di Fedele. Ancora l'Uruguagio. Falco, c'è il fallo di Ceglie, non è d'accordo Ceglie, fallo su Falco e il secondo fallo della formazione modugnese. Pierro fermato, De Antonis fa girare bene il pallone, torna a sé, fermato, fallo stavolta ai danni del Modugno, quarto fallo Barletta. Ceglie, poi Cutrignelli, ancora Ceglie. Metà del secondo tempo è andata via. Palla al centro, attenzione ora Cutrignelli, anzi De Antonis servito da Ceglie, non è riuscito a correggere in porta. Modugno che ora prova a cercare almeno il gol della bandiera. 4-0 il punteggio, punteggio che si è sviluppato come detto soprattutto nel corso dell'avvio di questo secondo tempo. Palla di Fedele che prova ad aggirare De Antonis, palla poi per Pierro, prova a scaricare Fiorentino, buona la conclusione, palla alta sulla traversa. Alla conclusione, 10 minuti sono passati. L'attacco il Modugno, De Antonis corpo a corpo con Falco, lo vince De Antonis, ancora De Antonis, giù, e giallo per Fabio Falco, il secondo ammonito dopo Cutrignelli. Fuori Falco, come detto non al meglio della condizione, come d'altronde è un calcettista che non ha ancora calcato il parquet, stiamo parlando di Chiariello, per lui un risentimento muscolare, fino a questo momento non l'ha ancora rischiato Ferrazzano e con questo punteggio probabilmente non lo rischierà in questo incontro Leonardo Ferrazzano. Calcio di punizione, va De Antonis, quinto fallo Barletta. Gigi De Antonis, prima aveva quasi sorpreso Castiglioni, quasi da quella posizione. Va De Antonis, calcia in porta, però questa volta il tiro è meno interessante rispetto a quello precedente, palla che termina fuori di almeno 3 metri. Iodice, Pierro, Iodice, palla per Pierro, poi Fedele, buono il passaggio per Iodice, calcia Iodice, il pallone messo in rete probabilmente da Ceglie per il 5-0, non lo tocca Fiorentino, lo tocca Ceglie, pallone del 5-0 in favore del Barletta. Aspetta che
si avvicina sempre di più alla terza vittoria stagionale. Mancano 10 minuti, calcio a 5 imprevedibile, ma Barletta ha dimostrato superiorità rispetto al Modugno quest'oggi, non solo in questo secondo tempo ma anche con le tante occasioni avute nel primo. Iodice, Rafinha, Rafinha, palla verso il numero 23, Iodice, tocca di testa De Antonis, per poco stava beffando Sasso, palla alta sulla traversa, sarà corner per il Barletta. Iodice dietro per Rafinha, scambia ancora con il numero 23, De Antonis prova ad uscire, riesce a conquistare una rimessa laterale. De Antonis, palla aerea per il numero 6 Castro, si perde sul fondo, fuori De Antonis, dentro Cutrignelli. Iodice, ancora Iodice, Rafinha, indicazioni della panchina barlettana, si agita Ferrazzano in panchina, chiede a Pierro di avanzare, ora lo vede Rafinha. Fiorentino, Iodice, Fiorentino, Rafinha, parte troppo presto Iodice sul suggerimento del brasiliano, sceglie Cutrignelli, ancora Cutrignelli, attenzione, può scaricare il tiro, c'è stata la deviazione di Fiorentino, si sposta ancora la porta sulla conclusione di Cutrignelli, non ancora appunto Cutrignelli, autore di 7 gol in questo campionato. Pronto a battere proprio Cutrignelli. Però prima solito lavoro di pulizia parquet. Pronti per il corner, Nicola Cutrignelli. Cutrignelli per il colpo di testa di Celi, schema che non funziona. Palla che finisce fuori, calano i ritmi di questa partita valevole per la settima giornata del campionato di Serie B, girone E. Iodice, Rafinha, ancora Rafinha, rimane sul lato di Iodice, entrato anche Somma che riceve il pallone. Rafinha, classe 93, Somma, tocca, sbaglia ora, sceglie Cutrignelli, rimedia Pierro. Può confusionare la manovra del Modugno, prova ora ad uscire il Barletta con Pierro, tocca Castro, rimessa laterale per il Barletta. 6:56 alla fine, 5-0 per il Futsal Barletta. Provano il tiro, Iodice, palla alta sulla traversa. Certo, questi tre punti importanti per la formazione barlettana, anche in virtù di un risultato del primo tempo, l'unico che possiamo segnalarvi, quella della vittoria momentanea ovviamente
del CSG contro il Manfredonia, un risultato un po' a sorpresa. Manfredonia 10 punti, 3 invece soli il CSG. Ceglie, palla per il numero 4 Fiore, ancora Modugno, però spezzata la manovra della formazione allenata da Mazzarella. Somma prova ad alzare il pallone, Rafinha proprio per Somma, Somma in area, attenzione Somma, c'è Sasso, la buona guardia il portiere Felice Sasso. Somma, Rafinha ancora per Somma, per poco, palla che termina fuori ma pericolo concreto per il Modugno, con Somma ben appostato e pescato ancora una volta in maniera perfetta da Rafinha. Gira il pallone ma non abbastanza da bucare ancora il portiere Sasso. Dall'altra parte Cutrignelli con il sinistro si porta il pallone fuori. Rimessa laterale per il Barletta. Torna in campo Vivaldo. Recuperato il pallone, si può procedere a rimetterlo in gioco. Rafinha. Ancora il brasiliano per Vivaldo. Rafinha. Con numero 11 Somma, Rafinha, Vivaldo, fermato da Celli, è stanco anche il Modugno. Palla centrale per Vivaldo, Somma, anzi Iodice fa tutto bene, Iodice prova a servire al centro un compagno, trova le mani di Sasso che va a coprire bene lo spazio, serve a Vitto. Cutrignelli, ancora Cutrignelli dietro per Ceglie, Fiore si porta il pallone sul sinistro, poi serve a Vitto, Cutrignelli, a Vitto al centro il pallone, Fiore, però l'intervento di Castiglioni evita il peggio per il Barletta. 4:38 alla fine, a Vitto, ancora Vitto, palla per Fiore, troppo forte, troppo lunga, sarà rimessa laterale. Cambio in porta, dentro Di Viccaro, fuori Castiglioni, gli applausi per il portiere brasiliano, autore di un'ottima partita, imbattuto quest'oggi Castiglioni. Lui che ha vestito la maglia, attenzione al pallone che... E per Celli, dicevamo, ha vestito la maglia dell'Eraclio Castellamonte prima di arrivare l'anno scorso a Barletta. Dentro Di Viccaro, cresciuto a Barletta, poi l'ottima stagione l'anno scorso a Canosa in C1, permesso a Ferrazzano di riportarlo con sé in questa avventura in Serie B. Uno dei portieri più importanti, più forti del campionato di C1 l'anno scorso, assieme forse al portiere del Cisternino, quello della Ruvo di Bitonto, che tra l'altro quest'anno gioca in Serie B anche lui, così come anche il portiere del Cisternino. Palla che termina fuori, ci sarà time out, quindi time out chiamato dalla Barletta. 3:45 alla fine, 5-0 il punteggio praticamente acquisito dal Futsal Barletta, autore di una partita davvero ben giocata, un po' sofferta alla ricerca del gol nel primo tempo, ha trovato però 4 gol nella ripresa. Barletta che
come detto, aveva bisogno di riprendersi dopo un avvio così così. E già la importante trasferta di sabato scorso a Isernia e poi la vittoria quest'oggi possono permettere alla Barletta, al Futsal Barletta, di rientrare in posizioni più importanti. Tutto pronto per il ritorno al gioco. Ci sarà la rimessa laterale per il Futsal Barletta con Iodice che si avvicina lentamente con tranquillità al pallone. Dovrà ripetere la rimessa laterale, pallone che non è entrato. Iodice. Qualche problema forse con il pallone, lo asciuga con la maglietta Iodice, pronto a riprendere il gioco. Forse non aveva neanche fischiato il direttore di gara, per questo ha fatto ripetere. Intanto però seguiamo l'azione con Somma, Rafinha, Vivaldo, scambio molto bello, attenzione il pallone rimane lì, Fiore, poi Sasso coi piedi, c'è il fallo, calcio di punizione. Cutrignelli, ancora Cutrignelli, percorre l'arco d'attacco, poi serve De Antonis, ancora De Antonis, tiene Vivaldo, Ceglie, De Antonis per Ceglie, ancora De Antonis, Cutrignelli, buono lo scambio, palla che termina fuori, rimessa dal fondo, va a battere Di Viccaro. Ora un po' di spazio per chi di solito non ha un minutaggio ampio, trovato anche con il numero 7, dovrebbe trattarsi di Roberto Caggia, classe 96, è proprio lui a permettere al Barletta di sfruttare questo corner. Ragazzo giovanissimo Roberto Caggia, barlettano. Gli applausi del pubblico, non c'è il tocco di un giocatore del Modugno, l'ultimo tocco di Caggia, quindi rimessa dal fondo, va a Ceglie. 2.33 alla fine, Cutrignelli, De Antonis, Cutrignelli, prova a fare tutto al volo Cutrignelli, fermato. Rafinha, Fiore, va a tappare il buco. De Antonis, ancora De Antonis, tocca il pallone leggermente, prova a scavalcare Di Viccaro, non riesce a trovare la porta. Di Viccaro, palla per Iodice. Rafinha, poi Caggia. Prova Rafinha su Fiore, ottimo il passaggio anche a Vivaldo, la classe di Rafinha. Lo scorso in A2 al Fassina, poi due anni a Jesolo, giocato anche a Conversano in Puglia in A2, l'Azzurri, giocatore davvero delizioso Rafinha. Ed ora è lui che riceve il pallone, passaggio per Vivaldo, fa sportellate con Ceglie. Dall'altra parte, buono il passaggio di Fiorentino per Caggia, si salva quasi sulla linea Fiore. Pallone che è terminato sulle tribune della pala di sfida, Mario Borgia. Caggia va a battere il corner. De Antonis ruba il pallone, ancora De Antonis, Caggia va al disturbo, De Antonis si ferma e poi guarda un po' la situazione, prova a calciare direttamente in porta, palla alta sulla traversa. Rafinha per Caggia,
chiede di alzarsi Caggia, Caggia che riceve ora il pallone, Caggia traversa interna, poteva essere il gol d'esordio in questa Serie B per Caggia, che si è proposto bene sul suggerimento di Rafinha, trova la traversa. Bravo anche Caggia a leggere il suggerimento di Rafinha, poi il tocco fulmineo, trova la parte interna della traversa, palla che viene respinta fuori dal montante. De Antonis per Cutrignelli, De Antonis, palla ancora sul palo, Fiore non ne approfitta, Rafinha, ultimi brividi di questa partita, poi Fiore praticamente butta giù Rafinha. È stato Ceglie a fare da blocco, non Fiore. 41 secondi, 45 centesimi, pronti a festeggiare questa vittoria gli uomini di Ferrazzano. Ancora pulizia del parquet, vittoria come detto meritata, ispiratissimo Rafinha, ma hanno giocato bene un po' tutti, ottima la prestazione del collettivo della squadra di Ferrazzano, che ha trovato anche in Vivaldo con due reti l'allungo decisivo. E il giallo per Ceglie per il fallo di prima, terzo ammonito dopo Cutrignelli e Falco, finisce sul taccuino dei direttori di gara il numero 13 Ceglie di petto Vivaldo. Palla che è terminata fuori, rimessa laterale per il Modugno, De Antonis dall'altra parte per Cutrignelli, tocca Rafinha, rimessa laterale, Cutrignelli dietro il pallone per il passaggio di Ceglie, poi palla che termina fuori, ancora Modugno in attacco, aveva dichiarato Colaianni in settimana che è importante rosicchiare i più punti possibili al Salerno, ma credo anche al CSG, per cercare di portare a casa la salvezza. Ora il tiro di Cutrignelli e oggi in attesa dei risultati delle altre gare deve sperare il Modugno, calcio a 5, palla per Rafinha, poi Vivaldo, ancora Rafinha, finisce qui la partita 5-0 il risultato per il Futsal Barletta, che si porta 9 punti in classifica e ora inizia a respirare la squadra di Ferrazzano. Le reti sono state siglate da Vivaldo 2, poi Pierro la prima, l'autorete di Ceglie e poi l'altro gol segnato da Rafinha. Si chiude qui la partita, quindi noi vi salutiamo con le immagini dei giocatori. Siamo con Maurizio Mazzarella, allenatore del Modugno, un avvio dove siete riusciti a tenere il Barletta, poi sono creati più spazi per il Barletta e Barletta ha colpito anche perché ha giocatori capaci di andare in rete e suggerire. Sì, infatti, buonasera. L'avevamo preparata al meglio questa partita, abbiamo retto solo il primo tempo, sapevamo della forza di questa squadra, dove ci sono diversi giocatori stranieri. Noi purtroppo siamo tutti italiani, parecchi under nella mia squadra, ci sono mancate delle figure importanti anche oggi, però sapevamo insomma, ecco, della forza di questa squadra, abbiamo retto, però poi al secondo tempo il secondo gol ci ha praticamente tagliato le gambe e abbiamo tentato di recuperare, però insomma avevano più ritmo insomma, di noi insomma, ecco. L'arrivo, il ritorno meglio di Antonis ha dato una marcia in più
si è visto in maniera maggiore contro il CSG Putignano, un po' meno oggi, però una carta recuperata che fa ben sperare anche per il futuro. Sì, assolutamente sì, l'abbiamo visto sabato, però anche lui non si è preparato al meglio, ha saltato purtroppo diversi giorni di preparazione. Stiamo recuperando adesso questo giocatore, infatti l'abbiamo visto sabato scorso. Adesso ha bisogno di giocare, lo recuperiamo anche per sabato. Per noi adesso ogni partita è determinante, cominciando con quella di sabato prossimo. La mettiamo da parte, questa partita ormai è andata, e ci lavoriamo questa settimana per il Biceglie prossimo, insomma, ecco. Ecco, il Biceglie che tra l'altro prima della giornata di oggi primo in classifica con l'altra squadra di Barletta, quindi sicuramente un altro impegno non facile in vista dell'obiettivo che è quello della salvezza. Certo, non è con queste squadre che dobbiamo salvarci oppure fare il campionato, però ormai adesso non abbiamo più tempo da perdere, ce la giocheremo con tutte le squadre, sia la capolista che sia insomma quelli che stanno allo stesso livello nostro, ma siamo costretti adesso a giocarcela con tutte le squadre in casa e fuori casa da adesso in poi, insomma, ecco. Siamo in compagnia di Leonardo Ferrazzano, allenatore e presidente della formazione barletana, con tutti i ragazzi, con alcuni dei ragazzini del settore giovanile della Futsal Barletta Young. Partiamo dalla partita, una partita che vi ha visto vincere 5-0, ha tenuto bene il Modugno nel primo tempo, poi si sono creati gli spazi, un Rafinha ispiratissimo, avete trovato una vittoria importante. Sì, queste sono le partite più difficili, perché il Modugno, come il Giovinazzo, come tante altre squadre, sono venuti a fare la loro partita, normale partita, tutti chiusi dietro, provando a giocare sulle ripartenze. La partita si poteva innervosire un pochettino all'inizio, anche perché non siamo riusciti subito ad andare in vantaggio. Quello era il mio obiettivo, andare subito in vantaggio per poi gestirla io con le ripartenze, anche perché oggi ero a corto di giocatori, avevo fuori per squalifica il capitano e Alexis Otero, poi Chiariello è stato convocato ma per un problema all'adduttore non ha potuto giocare, Falco non si è allenato tutta la settimana per una bronchite, ma oggi l'ho dovuto schierare perché comunque ero solo con pochi giocatori. La cosa che voglio sottolineare, voglio ringraziare soprattutto i ragazzi dell'Under 21 che oggi hanno giocato e hanno dimostrato di essere dei giocatori quasi pronti per la Futsal Barletta, quindi vuol dire che stiamo lavorando bene, cominciando soprattutto da loro, dalla tenera età. Loro devono crescere sull'ombra e sull'onda dei campioni che vedono nel campo, perché la mia soddisfazione un giorno è vederli in questo impianto giocare proprio per la Futsal Barletta. Quindi questo uno degli obiettivi, oltre quello della squadra senior, quello di poter creare in casa i futuri giocatori della Futsal Barletta. Sì, io mi ritengo una persona che comunque fa tanti sacrifici per questa città. Siamo in un momento di crisi importante dell'economia italiana. Per fare campionati di Serie B servono veramente tanti soldi. Noi però ci prodighiamo per farlo. Il mio obiettivo comunque è vedere la gente, il mio obiettivo comunque è dare 2 ore, 3 ore di spensieratezza anche a quei tanti anziani qui della casa di riposo che ci vengono a vedere periodicamente, o a tutte quelle persone che magari hanno periodi di sofferenza, vengono qui, si vengono a divagare. Sono contentissimo anche dell'affluenza dei genitori, perché per me è importante la loro soddisfazione, anche perché la fiducia nell'affidarmi i loro figli non ha prezzo. Noi, ripeto, sono qui per lavorare, io chiedo solo un appello alla città di Barletta, stiamo facendo veramente tanti sacrifici, vi voglio numerosi, dovete venire a vederci numerosi, perché è importante stare vicino alla squadra. E con una squadra che tra l'altro con questi 3 punti sembra aver ritrovato un po' la dimensione giusta dopo un avvio un po' difficile a causa della partita persa a tavolino, di alcune sconfitte anche sfortunate, forse il Barletta, il Futsal Barletta sta ritrovando la dimensione più consona anche agli obiettivi di partenza. Io la prima partita l'ho stravinta, non vinta, anche se ho perso la partita con un ricorso per un giocatore squalificato l'anno scorso, l'ho vinta 9-3, non l'ho vinta né 2-1 e né 3-2 la partita. Quando vinci 9-3 vuol dire 9-3.
Le altre due partite che abbiamo perso, Biceglie e Giovinazzo, Biceglie con tutto il rispetto, ai punti probabilmente avremmo vinto noi per le occasioni rispetto a loro, sicuramente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Col Giovinazzo la partita l'avete vista voi, è stato un tiro al bersaglio, poi il Giovinazzo è venuto qui, ha fatto la sua onesta partita e alla fine è riuscito a vincere su qualche ripartenza.